Il lieto fine dopo 3 giorni di emozioni a tinte forti. Un vero e proprio trionfo per la compagnia teatrale diretta da Don Michele De Nittis insieme a Chirastella Cibaldi del oratorio Giumain delle figlie di Maria Ausiliatrice, che dal 7 al 9 giugno ha ospitato presso la sede citata la commedia di Edoardo Scarpitta Miseria e Nobiltà. Un progetto teatrale che in prima persona ha visto coinvolto non solo Don Michele e Chiara, ma tutti i protagonisti della splendida storia che vi abbiamo raccontato qualche settimana fa. E che ora necessita di essere chiusa con qualche frammento in più. Per il parroco e la sua amica, che si conoscono da tantissimi anni, non è stato facile mettere insieme questo gruppo inedito di diversi nuclei familiari, di età giovane e non solo, che hanno seguito un percorso fortemente voluto. E c'è stato un momento forte che ha rischiato di mandare in frantumi il tutto. A quel punto urgeva avere un confronto aperto con tutte le anime di ciò, lasciando fuori dal contesto le negatività e impegnarsi per la riuscita di una commedia che andava fatta e preparata bene. Così è stato. Negli 8 mesi che hanno preceduto le 3 serate andate in scena, ne hanno confermato non solo la bravura di ciascun protagonista nei ruoli assegnati, ma anche la caparbietà e la voglia di essere se stessi e di regalare un sorriso e tante belle emozioni. Alla fine il regalo più bello lo hanno fatto i protagonisti a Don Michele De Nittis, con una tag ricordo per ciò che ha dato a loro e per quanto profuso per una comunità diventata famiglia che vuole dare ancora tanto e bene, senza per questo rinunciare mai alla voglia di dare in campo nel loro piccolo e di emozionarsi. Mimmo Sena, World News Web 24, Cirignola, Foggia.